Amici appassionati di calcio 5, benvenuti alla sesta puntata di This is Futsal, il meglio della giornata di Serie A. Andremo a vedere tutti i gol di questo turno del massimo campionato. Iniziamo con i risultati della sesta giornata. Acque Saponi che travolge il Provo Media Putignano 5-1, il Montesilvano campione d'Europa si rimette in corsa andando a vincere 3-2 ad Augusta, Bisceglie Venezia 4-1, i campioni d'Italia della Marca regolano 2-1 l'asti in rimonta, Ponzio Pescara che conquista per la prima volta i 3 punti in campionato 6-2 al Fiumicino, perde ancora in casa il Rieti, sconfitto 4-3 dal Caos e infine va la Luparense, lo scontro diretto tra capolista in casa della Lazio, vincono i Veneti 4-1. In classifica dunque proprio le due Venete restano imbattute al comando con 16 punti, perde terreno la Lazio con 13 che viene avvicinato dal Montesilvano a 12, poi vedete Caos, Acque Sapone agganciano a 10, Putignano e Asti, Bisceglie sale a 9, il Pescara raggiunge Rieti e Fiumicino a 4, chiudono l'Augusta con 3 punti e il Venezia ancora a 0, unica squadra sempre sconfitta in queste 6 settimane. Partiamo con il nostro giro dei campi dall'impianto del Palacassagna di Città Sant'Angelo. Si affrontano l'Acque Sapone in maglia verde e blu e il Putignano in maglia bianca, arbitrano Casale e Chiariello. L'Acque Sapone ha 7 punti in classifica, viene dalla sconfitta in casa con la Marca, una sola sconfitta nelle ultime 4 gare in casa, fin qui una vittoria e 2 KO fuori casa, invece è ancora imbattuta la squadra di Bellarte, squalificato Caetano. Putignano che invece ha 3 punti in più della squadra abruzzese, 4 punti nelle ultime 2 giornate, ha pareggiato in casa dei campioni Italia della Marca e poi è andato a vincere contro il Montesilvano. Fuori casa la squadra pugliese è imbattuta, abbiamo visto subito un paio di occasioni, questo è il vantaggio che viene realizzato al 5° minuto, schema d'angolo destro di Coco Schmidt, deviazione di ginocchio sul secondo palo di Hector che sblocca il risultato per lo spagnolo. Quarto gol nel suo primo campionato in Italia. Rimessa laterale ancora per l'Acque Sapone, sinistro al volo di Sanchetta, parato dal portiere ospite Santana. Ancora la squadra di casa, doppio passo di Forghieri, sinistro sul secondo palo, in ritardo Sanchetta per la deviazione. Ma attenzione perché al 10° minuto arriva il pareggio degli uomini di Cavenaghi, Silvera va via sulla sinistra, cross e Bruno in anticipo sul primo palo, fa 1-1, anticipato Sanchetta del terzo gol in campionato per Bruno. Passano 60 secondi, rimessa laterale ancora per l'Acque Sapone di Murillo che calcia al centro, trova la deviazione di Silveira e dunque l'autogol e il nuovo vantaggio degli abruzzesi 2-1 all'11° minuto del primo tempo. Ancora la reazione del Putignano con il sinistro di Finigno deviato in corner sul primo palo da Saramello, ma 14° arriva il terzo gol dell'Acque Sapone, di partenza di Forghieri per Sanchetta, piatto sinistro del numero 11 dell'Acque Sapone, molto freddo, è battuto ancora Santana 3-1 per gli abruzzesi e per Sanchetta, sono già 4 i gol in questo campionato. Calcio di punizione per l'Acque Sapone di De Oliveira, un gran sinistro respinto da Santana, ma attenzione qui cosa succede al 15°, rimessa laterale di Sanchetta, respinta da Finigna, allora ancora Sanchetta, trova il pallonetto con Santana fuori dai pali, davvero un gol clamoroso, guardate qui l'esterno sinistro di Sanchetta dalla prima metà campo, Santana colpevole di farsi trovare fuori dai pali su questa rimessa laterale del 4-1 della squadra di Bellarte, doppietta per Sanchetta che sale ancora in classifica marcatori a quota 5. Passano meno di 2 minuti, c'è un lancio di Saramello per Sanchetta, sinistro, parata di Santana ma fuori area, è così infatti che l'arbitro Casale va ad estrarre il cartellino rosso, espulso il portiere del Putignano e dunque squadra ospite che dovrà giocare 2 minuti effettivi con l'uomo in meno. Calcio di punizione sugli sviluppi di questo fallo di mano fuori area di Santana, il sinistro di D'Oliveira ha colpito l'incrocio dei pali, Pagliarulo ora in porta a difendere la rete dei pugliesi, però non ne approfitta della superiorità numerica la squadra di casa, avete visto un destro di Forghieri respinto da Silveira che poi si oppone ancora a Sanchetta e poi ancora a Forghieri con questo sinistro alto, Silveira decisivo per salvare la porta del Putignano, il primo tempo si conclude con questa ripartenza degli ospiti, Silveira per leggero, il sinistro a giro però è alzato in corner da Saramero, si va a riposo con il risultato di 4-1, nella ripresa gli abruzzesi amministrano il vantaggio, provano a colpire ancora, puntata di Sanchetta respinta, poi Forghieri con il suo tapin alto, ancora un'imbucata per Murillo che cerca il pallonetto ma la palla termina ampiamente alta, ancora Acque Sapone, lancio lungo per Hector, liscio di Pagliarulo in uscita e per la fortuna del numero 12 pugliese la palla termina sul fondo, ci prova il Putignano a reagire, rimessa laterale destro di Tiago Costa deviato in corner però da Saramello,
ancora la scuola di casa, Saramello, colpo di testa di Hector ad anticipare Pagliarulo, ma la palla termina sul fondo. Siamo ormai ai minuti conclusivi, sempre 4-1 per l'Acqua e Sapone. Qui ci prova Finigno, ma Saramello è pronto all'intervento, ancora l'Acqua e Sapone, sacchetta per Hector sul secondo palo, diretto in corner, ma nel finale di gara c'è questo errore di Piffer, palla rubata da Hector a Piffer, e dunque l'anticipo su Pagliarulo finisce 5-1 per l'Acqua e Sapone, che torna a vincere. Doppietta per Hector, 5 gol in classifica, marcatori, e c'è l'aggancio dell'Acqua e Sapone in classifica al Putignano proprio a 10 punti. Ed eccoci al Palaionio di Augusta, il padrone di casa in maglia nera ospita il Monte Silvano, campione d'Europa in maglia bianca. Augusta è penultimo con 3 punti, 4 sconfitte su 5 in casa, ha vinto con il Venezia e perso con il Fiumicino, è il peggior attacco del campionato con 8 gol come il Pescara, ma qui c'è subito il vantaggio del Monte Silvano. Al terzo minuto Rogerio per Calderoli, finta destro all'angolo, nulla da fare per Bortolotto. Calderoli conferma l'ottimo inizio di stagione, 5 gol per lui. Schema d'angolo ancora del Monte Silvano, destro di forte per Burato, respinto, ci prova Battistella oggi al rientro. Dentro il sinistro termina sul fondo, ma al sedicesimo arriva il pareggio dell'Augusta, calcio di punizione dagli 8 metri, centrale per Bortolone, sinistro all'angolo di Delloso, schierato in porta al posto del nazionale Mammarella, del pareggio dell'Augusta, 1-1 a 4 dal termine del primo tempo, il primo gol in questa stagione per Bortolone. La reazione del Monte Silvano, destro di Rogerio, respinto da Bortolotto, Burato chiuso, ancora poi il destro di forte, respinto, e ancora Calderoli con questo gran destro all'incrocio dei pali, Bortolotto è volato a divare in calcio d'angolo, ma nel finire di tempo arriva il nuovo vantaggio del Monte Silvano. Avete visto questa calcio di punizione dai 6 metri, forte per Rogerio che lascia al destro di Calderoli che fa doppietta, 2-1, e diventano 6 i gol per Fabrizio Calderoli in questo campionato. Con le immagini siamo al secondo tempo, qui ci prova Caputo al quinto con il destro sul secondo palo, Calderoli rimette in gioco per Burato che fa 3-1, terzo gol per Burato, l'azione impostata proprio dall'ex Caputo che aveva calciato sul secondo palo per Calderoli, 3-1 Monte Silvano che deve rinunciare a Burato che ha avuto un problema al legamento crociato del ginocchio e dunque mancherà parecchi mesi. Qui c'è ancora un'azione della squadra ospite con Rogeri chiuso da Bortolone, ripartenza dell'Augusta, il destro di Vilela però terminerà alto. Montesilvano che in classifica 9 punti, veniva da 2 sconfitte consecutive con l'Upanenza in casa, Putignano fuori, non vince dall'8 ottobre, la squadra di Ricci vinse a Venezia, fuori casa ha perso una volta fin qui, questo è un grandissimo destro violentissimo di Caputo, respinto da Bortolotto dopo che Caputo aveva anticipato dall'onda. Qui Bortolotto va direttamente lui alla conclusione, sinistro da fuori a lato, ma al 18° minuto guardate cosa combina Caputo, lascia palla a Saiotti che salta anche Delloso dopo averlo puntato, realizza il gol del 2-3, ma non basterà all'Augusta che deve rendersi ancora campione d'Europa, che tornano a vincere dopo 2 sconfitte consecutive. Palla Dolmen di Biscelli, padroni di casa in completo rosso ospitano la matricola Venezia in maglia bianco-verde, arbitra l'internazionale Massini assieme a Mantovani. Biscelli che a 6 punti in classifica viene dalla sconfitta di Ferrara con il caos in casa, una vittoria con il Fiumicino e una sconfitta con l'Acqua e Sapone. Il Venezia invece è ultima, 0 punti, ha sempre perso fin qui, 5 su 5, attenzione perché al quinto minuto Jeff lancia Clayton, chiuso in uscita da Androni, poi arriva Favero, finta con il destro, palla sul sinistro ed è il gol dell'1-0 che sblocca il risultato al quinto minuto, già secondo centro in campionato per Favero alla sua prima stagione in maglia del Biscelli, diciamo del Venezia, ultimo finora sempre sconfitto, e qui addirittura da centrocampo Lion va a pescare l'angolo alla destra di Androni che forse era coperto da un avversario, nulla da fare per il portiere veneziano del 2-0 Biscelli, e per Lion già 3 i gol in 6 giornate. La reazione del Venezia, puntata di destro di Cavalcante, traversa piena, poi di testa ancora Cavalcante per Cantagallo che cerca la girata di destro ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora il Venezia, rimessa laterale per il destro di Cimango che termina alto dall'altra parte, Biscelli, Decelli si è respinto in uscita da Androni, sinistro di Gustavo che termina sul fondo, diciamo Venezia che fuori casa ha perso contro l'Uparenza e l'Augusta, è anche la peggior difesa del campionato con 26 reti incassate in 5 partite, la squadra di Pagana. Abbiamo visto ancora una conclusione di Gustavo, qui un lancio lungo di Jeff, sponda di testa di Mussolini per il destro di Kakà che però termina alto sopra la traversa, ma il Bisceglie gioca quasi sul velluto, forte del doppio vantaggio. Allora qui Lion prova ancora addirittura dalla propria metà campo, ma questa volta non inquadra lo specchio della porta.
Ora Bisceglie con Jeff per Favero, per Gustavo. Destro al volo, parato a terra questa volta da Androni, che si fa trovare pronto. Calcio d'angolo per il Venezia, sinistro di Ercolessi fuori, ma attenzione perché a 40 secondi dal termine del primo tempo c'è questo intervento in scivolata di Androni nella propria area di rigore su De Cillis. Gli arbitri Massini e Mantovani vedono il tocco di Androni su De Cillis, dunque calcio di rigore, si incarica della battuta dai 6 metri Jeff, il cui sinistro violentissimo non dà scampo ad Androni. 3-0 Bisceglie, 4 gol in campionato per Jeff, e si va a riposo con il risultato di Bisceglie 3 Venezia 0. Difficile per la squadra veneta rimontare nel secondo tempo, ma ci provano gli uomini di Pagana subito. Rimessa laterale per il destro al volo di Cantagallo, alzato in corner da Lyon. Guardate qui da questo replay come si apprezza la conclusione di Cantagallo, il grande intervento di Lyon che poi si ripete su Ercolessi e poi infine Rossa, questo tambureggiante attacco della squadra veneziana che però non frutta gol. Allora dalla parte opposta, botta di Lyon centrale, alta di poco però. Ancora Lyon, questa volta sceglie di servire Kakà interno destro sul secondo palo e la palla colpisce proprio, vedete, il palo della porta veneziana. Attenzione perché qui c'è un intervento in scivolata di Mosellin su Canonica al 13esimo e anche in questo caso gli arbitri fischiano il calcio di rigore che lo stesso Canonica va a trasformare a 7 minuti dal termine. 3-1 Bisceglie per Canonica, sono 4 gol in questa stagione. 18esimo minuto, scivola Lemao, ripartenza a campo aperto di Mosellin che serve a Kakà l'assist al bacio davvero per il gol del 4-1. Terminerà così con questo quarto gol in campionato di Kakà. Il Bisceglie torna a vincere per il Venezia, notte fonda, 6 sconfitte su 6. E ora andiamo al Palamazzolo di Montebelluna, dove i campioni d'Italia della marca in maglia bianco-nera ospitano l'Asti. La marca ha appena vinto la Supercoppa 7-5 supplementari contro la Lazio. Sono primi imbattuti con 13 punti gli uomini di Thiago Polido, 4 vittorie e un pareggio in casa, 2 vittorie e un pareggio contro il Putignano, fuori Bertoni, Nora, Feller, Duarte e Fabiano. L'Asti invece insegue con 3 punti in meno in classifica, 3 vittorie e un pareggio e una sconfitta, ma 2 vittorie consecutive per la squadra di Tabbia che non perde dall'8 ottobre contro il Bisceglie. Fuori casa tra l'altro i piemontesi sono anche imbattuti, 1 vittoria e un pareggio. Qui c'è un colpo di testa di Jonas servito da Cilaverte, palla sul fondo, ma attenzione perché siamo al 17esimo minuto del primo tempo, tiro libero per gli ospiti, va sul dischetto di 10 metri l'ex Patias, campione d'Italia lo scorso anno con la marca, non sbaglia, il numero 13 dell'Asti, dunque Asti in vantaggio a 3 minuti dal termine per Patias, il terzo gol in questo campionato. Triangolo De Luca, Bellomo, De Luca al centro per Jonas che manda fuori, una grande occasione per il pareggio, ci prova ancora la squadra di casa con il sinistro di Cilaverte, centrale ed alto, non impensierisce il portiere Scarparo, qui Cilaverte ancora per Bellomo che dall'angolo rimette al centro, colpo di testa di Coco deviato da Lima, si va a riposo con l'Asti in vantaggio 1-0 in casa della capolista e dei campioni d'Italia della marca. Nel secondo tempo vedremo la squadra di Polido che cercherà subito di riagguantare il pareggio, qui Papu ruba palla in pressing su Pellegrini, destro di De Luca respinto da Ramon, subito marca vicina al pareggio. Sesto minuto, schema da calcio d'angolo, attenzione, destro, anzi sinistro di De Luca respinto, poi Foglia per Bellomo in area di rigore, il sinistro del numero 11 della marca questa volta colpisce del pareggio della squadra di casa dopo 6 minuti dall'inizio del secondo tempo per Eric Bellomo, il secondo gol in questo inizio di stagione. L'Asti prova a rendersi pericoloso con questa ripartenza centrale di Lima che taglia il campo in due, poi abbessa sul secondo palo, non chiude a sufficienza all'interno del destro, Bessa palla sull'esterno della rete, attenzione a 3 minuti dalla fine, Foglia punta Pellegrini, due ex compagni di nazionale, Foglia è tutto mancino però rientra sul destro e va a pescare l'angolo alla destra di Scarparo del gol che decide l'incontro. La marca batte l'Asti 2-1, continua la marcia a punteggio pieno e dopo la Supercoppa resta imbattuta anche in campionato. E dai campioni d'Italia della marca, i vice campioni del Pescara che ospitano al Palla di Gopiano il Fiumicino, biancazzurro il Pescara, rosso blu il Fiumicino. Il Pescara è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato, la squadra di Patriarca è penultima con un punto, finora un solo pareggio contro l'Acqua e Sapone su questo campo e 4 sconfitte, peggiore attacco del campionato gli abruzzesi con appena 8 gol all'attivo in 5 partite. Dall'altra parte la neopromossa Fiumicino che di punti ne ha 4, 3 in più dunque del Pescara, ma
ha trovato e ha concretizzato, ha conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate, non vince ormai dal 1 ottobre quando si impose ad Augusta, ed è rimasta l'unica vittoria della squadra di Matranga. Fuori casa la vittoria di Augusta e la sconfitta di Vicini. Avete visto questa parata su Fornari del portiere ospite Martino, qui un lancio lungo di Barigelli per il colpo di testa di Fornari alto. Attenzione, al sesto minuto però arriva il vantaggio del Pescara, rimessa laterale per il sinistro di Correggia. Martino non trattiene del tapin vincente di Bico Pelentir, ora inquadrato 1-0 Pescara per Bico Pelentir, secondo gol in questo campionato. La reazione del Fiumicino con Romanini che se ne va sulla sinistra, uno contro uno con Morgado, orienta sul destro, va alla conclusione il capocannoniere del campionato, chiuso in angolo però da Barigelli. Al nono minuto, attenzione, David vince il rimpallo con Luiz dopo aver cercato l'imbucata, e allora va subito alla conclusione con la puntata del destro che non dà scampo a Martino, del raddoppio del Pescara, rete di David, primo gol in maglia biancazzurra. Lui che lo scorso anno giocava con i cugini dell'acqua e sapone. Morgado, triangolo con Fornari, destro deviato di piede sulla traversa da Martino, poi prosegue l'azione del Pescara fino al destro di Nicologi che termina sul fondo. Sempre 2-0 Pescara, qui Sanetti sul recupero palla per Nicologi, sinistro, para a terra questa volta Martino, dalla parte opposta ci prova Moreira, sinistro, che trova pronto Barigelli, ancora Pescara, ancora con Davide che dopo il gol ci riprova, questa volta con l'interno del destro, palla sul fondo. Primo tempo che si concluderà con questa ripartenza di Fornari che serve in verticale, Bico Pelentier sinistro, ribattuto da Martino. Primo tempo dunque che vede le squadre andare a riposo con il risultato di 1-0 per 2-0 per il Pescara. Nella ripresa subito Fornari, ancora per Bico Pelentier, sinistro parato, ma al quarto minuto, attenzione, questa splendida ripartenza veloce, due tocchi al volo che portano Taverna tu per tu con Martino, e ne acquisto biancazzurro, questa volta non sbaglia con l'esterno del destro, fa 3-0 e per Rodrigo Taverna il primo gol nel campionato italiano con la maglia del Pescara. Ancora la squadra abruzzese che si galvanizza dopo il vantaggio, Sanetti per Nicologi, sinistro respinto da Martino che poi fa un vero e proprio miracolo sul tapin vincente di Sanetti di destro, ma all'ottavo minuto arriva comunque il 4-0 Nicologi per Correggia che vince l'impallo con Martino in uscita e realizza il gol del poker, terzo gol per lui in campionato. Al 14esimo scende con il portiere in movimento il Fiumicino Luiz, la palla arriva sul secondo palo pescato da Romanini, ci pensa Moreira a realizzare il gol del 4-1 per lui, terzo gol in questo campionato dopo che Martino ha evitato questo autogol sul colpo di destra di Gabriel Ajala. Proprio Gabriel Ajala va a realizzare il gol del 4-2, gol dell'ex con questa puntata di destro. Mancano meno di 3 minuti al termine, 4-2 Pescara, 18-0-4 da Vinter, cetta palla sull'imbucata di Gabriel Ajala e questa volta non sbaglia con il pallonetto preciso che frutta il 5-2 della squadra di Patriarca per David, doppietta, prima doppietta, primi gol con la maglia della Ponzio. Ma il match si chiuderà definitivamente a 1 minuto e 20 dal termine con questa puntata di il sinistro di Sanetti che non sbaglia. 6-2 Pescara conquista la prima vittoria in campionato e raggiunge in classifica proprio il Fiumicino. Fiumicino matricola così come il Rieti che ospita al Pala Malfatti il Caos, in maglia Amaranto la squadra di casa, in maglia bianca il Caos, arbitrano Pagnotto e Cossu, Rieti 4 punti, Caos 7, subito però Rieti pericoloso con questa pressione altissima di Illara che recupera palla, che arriva da Adornato, palla sul sinistro, il numero 3 poi batte sul primo palo Bragaglia dopo appena 23 secondi, l'avete visti tutti praticamente live, si sblocca il risultato, rete di Adornato 1-0 dopo 23 secondi, rivediamo la conclusione del numero 3 del Rieti, Rieti che deve ancora vincere in casa, fin qui sul proprio terreno due sconfitte contro Marca ed Asti, Rieti che non può schierare lo squalificato Dao, ma subito arriva la reazione del Caos Bologna con questa splendida realizzazione di Scandolara che ha puntato Sandrigno, vedete lo lascia sul posto, rientra sul destro, sul primo palo, in ritardo Kuromoto, nulla da fare, 1-1 per la squadra emiliana, quarto gol in campionato per Scandolara che si ripete 60 secondi dopo, ancora 1 contro 1 con Sandrigno, questa volta va sul sinistro, il numero 15 del Caos cerca l'angolo e lo trova alla sinistra di Kuromoto, guardate qui che gioco di gambe, sbilanciato Sandrigno, poi riesce a concludere tra Adornato e Sandrigno, il gol che porta in vantaggio la squadra di Andrić che finora ha sempre perso fuori casa, due partite su due in casa di Montesilvano e Lazio. Attenzione alla ripartenza ancora del Caos, ha perso palla Adornato, vola Urio, adesso deviato di piede da Kuromoto, si salva il Rieti dal 3-1 del Caos che non può schierare l'infortunato Volpato, lo squalificato Marcelino debutta invece con la maglia degli emiliani Andy. Ancora una ripartenza del Rieti con Sandrigno, uno contro uno questa volta, parti invertite, saltato Scandolara, destro
di esterno quasi punta, ma Bragaglia questa volta è prontissimo a deviare in calcio d'angolo. Attenzione, 17esimo minuto, ancora una percussione di Scandolara che ancora va alla conclusione di sinistro, trova la deviazione decisiva di Vendrame che spiazza Kuromoto della tripletta per Cristian Scandolara. La palla era indirizzata nello specchio, ma sicuramente la deviazione di Vendrame, capitano dei Rieti, coglie impreparato Kuromoto, tripletta per Scandolara che diventa vice capocannoniere del campionato con il 6 gol. Ma guardate qui cosa combina Lara, salta praticamente tutto il caos e poi va alla conclusione con il destro. Bragaglia è fenomenale questa volta, dirgli di no a Bragaglia che si è riscattato ampiamente dell'errore sul gol del vantaggio del Rieti. Attenzione qui nel secondo tempo, subito Antonelli che ruba palla a Toni Nandelle, sulla di destro, palla sul sinistro del gol del 2-3 che rimette in corsa la squadra di David Ceppi. Guardate qui la suolata e il tocco di sinistro che fa passare la palla sotto la pancia di Bragaglia. Secondo gol in campionato per Antonelli, punizione del caos, Scandolara su André Ferreira a sinistro sul secondo palo, respinto però da Kuromoto. Decimo minuto, Rieti che si difende con l'uomo in meno per espulsione di Jasson, vedete 3 contro 4 giocatori in movimento, la palla arriva all'esordiente Andy che fa passare la palla tra le gambe di Jardel e pesca sul secondo palo Urio che non sbaglia. 4-2 per il caos a 10 dal termine, il primo gol in campionato per Urio, eccolo qua il preciso tocco con l'interno del destro, ma Rieti non molla, passano 2 minuti, Lara ancora protagonista di questo assist per Jardel, delizioso il tocco velutato con il sinistro del portoghese che dimezza ancora lo svantaggio, 3-4 quando mancano 8 al termine. Terzo gol in campionato per Jardel, ma Rieti non riuscirà ad agganciare quantomeno il pareggio e dunque dovrà arrendersi, la terza sconfitta consecutiva in casa, sempre battuto, questo è l'ultima occasione, il palo su rimessa laterale di Adornato, prima vittoria in trasferta, i primi punti per il caos, terza sconfitta consecutiva in casa per il Rieti. Chiudiamo le nostre sintesi con il match clou tra capolista Lazio-Luparense, si gioca al Palarombolo di Colleferro, Lazio in completo bianco, Luparense in completo azzurro, arbitrano Balli e Cicciarello, entrambe le squadre sono appaiate al comando della classifica con 13 punti imbattute, 4 vittorie e un pareggio per entrambe, la Lazio il miglior attacco del campionato con 23 gol, la Luparense la miglior difesa con appena 8 reti subite, nella Lazio fuori al Caraz. Avete visto questo calcio di punizione di Nuno deviato in corner da Weber dalla parte opposta, ora ancora un'azione della Luparense di Fernandez, calcio di punizione sulla palla Vampeta per Danieli, poi arriva Merlin la sfera ma conclude fuori dallo specchio della porta, 0-0 ancora in questo scontro diretto al vertice, Dimas ci ruba palla da Nori, adesso respinto di piede da Weber, numero 1 dell'alter ego Luparense che insiste ancora qui, Onorio manda a vuoto Fantesele e Vampeta, sempre Vampeta l'interno destro sul palo lontano del vantaggio, erano Dimash e Fantesele ad essere andati a vuoto dalla finta, messi a vuoto dalla finta di Onorio, Vampeta non ha sbagliato, stesso gol per lui in campionato. Attenzione, ripartenza veloce della Luparense con Danieli che lancia fortino sul secondo palo, preciso Merlim sull'asse degli ex giocatori dell'Augusta, arriva il raddoppio della Luparense che dunque fa 2-0, quinto gol in campionato per Merlim, ci prova la Lazio, 1 per Dimash sinistro sul secondo palo, poi il destro di Baccaro spinto da un difensore, prova a salire con il baricentro la squadra di Dorto che ha perso qualche giorno fa la Supercoppa italiana in casa della marca 7-5 ai supplementari non sfigurando assolutamente, qui sfiora il gol del 2-1 Salas sul secondo palo servito da Baccaro, ancora la squadra ospite Euler ruba palla a Salas, serve Fortino e qui Bernardi è davvero grandioso a distendersi, a deviare in calcio d'angolo e evitare il possibile 3-0 della Luparense. Fantesele recupera palla per Pereira, tocco di sinistro ma la sfera termina solo sull'esterno della rete, sempre 2-0 per gli ospiti. L'ultima azione del primo tempo è questa della squadra di Dorto con Nuno che va a pescare per l'area di rigore o comunque ai limiti dell'area di rigore, destro smorzato e parato da Weber, si va a riposo con il risultato di Lazio 0 Luparense 2. Eccoci nel secondo tempo, qui c'è subito una punizione ai danni di Canal per questo fallo su Giubaschi e su questo calcio di punizione proprio Giubaschi serve Ippoliti sinistro preciso sul secondo palo ed è il gol del 2-1 della Lazio per Luca Ippoliti, il quarto centro in stagione, in mezzo subito lo svantaggio dopo 4 minuti la Lazio che dunque torna subito in partita, qui c'è Pereira ci prova con il destro ma Weber dice di no, poi ancora Lazio con Dimas che pesca Fantesendi prima per Pereira che non aggancia però con il tacco, la palla termina sul fondo, ancora la Lazio con Fantesele
spunta. Merlin rientra sul destro, ma Weber è attento. Decimo minuto, attenzione, perché Euler chiude con questo lancio il triangolo con Fortino. Bravissimo il nazionale a toccare con la punta del sinistro. La palla passa tra le gambe di Bernardi ed è il 3-1 della Luparense. Allora la Lazio rischia tutto per tutto, schierando Ippoliti come portiere di movimento per Fortino. Il sesto gol in campionato. Qui Dimash aggira addirittura anche Weber, ma non riesce a chiudere in gol. Ancora la Lazio con Salas, sempre il portiere in movimento. Baccaro dai 4 metri, ancora Weber bravissimo a chiudere lo specchio della porta nel finale. A 29 secondi dal termine, su questa parata di Weber su Dimash c'è l'intercetto di Euler, che poi trova questo splendido, questa splendida volée e c'entra la porta della Lazio. Finisce così la Luparense, batte la Lazio 4-1 e resta al comando con la marca per la Lazio, prima sconfitta della stagione. E ora spazio ai 5 gol più belli della settimana. Questo è il prossimo turno della Serie A, settima giornata, sabato 5 novembre, Asti contro Acque Sapone, davvero un match tutto da seguire tra possibili sorprese della stagione. Poi venerdì sera l'anticipo di lusso, quello del Palaroma tra Montesilvano e Lazio, poi sabato Fiumicino contro i campioni d'Italia della Marca, Caos Pescara, domenica sera il posticipo tra Luparense e Bisceglie, completano il programma Putignano, Augusta e Venezia Rieti. Davvero tutto per questa sesta puntata di This is Futsal. L'appuntamento come al solito è rinnovato la prossima settimana. Grazie ancora, a risentirci.